Oh, bene bene ragazzi, oggi ci troviamo qui per un video in cui provo a chiudere un 57. Ho sostituito la build, l'ho modificata e quindi adesso sono un po' alla ricerca della, diciamo, della quadra. Sto cercando di capire come far sopravvivere il mago perché purtroppo è molto fragile. Nonostante abbia modificato diverse cose, comunque la resistenza del personaggio è veramente, veramente bassa. Questa cosa non riesco nemmeno a scenderli. Ok, un po' di fatica ma ci siamo riusciti. Purtroppo il mago è un personaggio che inizialmente va molto bene perché fa molto danno e i danni che subiamo non sono così elevati. Poi però ci rendiamo conto che i danni che subiamo sono veramente tanti e si fa fatica a rimanere vivi, assolutamente. E quindi bisogna cominciare a modificare la build per tentare di rimanere vivi. Non è un personaggio facile. Adesso vediamo, piano piano sto migliorando, ho ancora dei glifi da migliorare perché li ho dovuti modificare tutti. Se la build funziona, a breve farò un video nuovo sulla nuova build, assolutamente. Adesso non c'è ombra di dubbio. Ho dovuto togliere tutti, poi vedrete, tutti gli aspetti unici che utilizzavo per tutto a favore della sopravvivenza, perché altrimenti non si sopravvive. Questo poi tra l'altro è un 57 che è alto, ma di livello 95 molti giocatori fanno varchi ben più alti. Quindi diciamo che è un personaggio che soffre. Non c'è ombra di dubbio. Forse attualmente è uno dei peggiori forse personaggi. Non sembrava così all'inizio, ma poi arrivando in endgame ci si rende conto che fa molta fatica a rimanere vivo. Troppa fatica. Questo per colpa soprattutto dell'errore che poi la Blizzard ha dichiarato e ha ammesso, cioè che le resistenze non contano un cazzo. E quindi fondamentalmente il personaggio, avendo il mago basandosi sulle resistenze, non contando nulla, va da sé che il personaggio fa fatica a rimanere vivo. Molto probabilmente riusciremo a chiudere questo 57. Forse con un buon varco e migliorando un po' i glifi riuscirei a chiudere anche un 60, forse. A giorni, non so quando. Dipende da quando riuscirò ad aumentare i glifi. Vi farò vedere per bene la build con un nuovo video in cui vi mostrerò come la build è cambiata, perché la build è cambiata e perché il mago soffre così tanto a livelli alti, a differenza degli altri personaggi che invece vanno molto meglio. Si vedono personaggi come il druido, il barbaro, anche il DH, il negro, che stanno praticamente, non dico tranquilli, ma riescono a stare, insomma, buildati bene in mezzo ai mostri senza morire. Qui invece parliamo di un personaggio che letteralmente esplode quasi se non è settato. Cioè io attualmente sono settato quasi tutto da sopravvivenza. Ho tolto tantissime stat e capacità
che mi bustavano il danno, semplicemente perché non si sopravvive, è inutile. È inutile fare danno quando i mostri letteralmente al primo tocco ti buttano giù. Comunque, in questa maniera un 57 per adesso si fa, non dico bene, ma discretamente bene. Adesso ho trovato la missione che devo uccidere tutti, non è che sia un granché. Ok. Facendo un po' di fatica, facendo attenzione, piano piano i mostri si scendono, cercando di utilizzare sapientemente la nova. Si risolve abbastanza con questa build il problema del mana, poi dopo vedremo anche perché ho risolto il problema del mana. O più o meno come si risolve il problema del mana. Non ho fatto una build identica, quasi uguale a dei video che ho trovato online, ma con delle modifiche, perché io mi trovo sinceramente un pochettino meglio. Perché preferisco alcuni tipi di aspetti rispetto ad altri. Mi trovo meglio, diciamo. Questo era, diciamo, l'obiettivo un po' della Blizzard quando hanno fatto Diablo 4, cercare di fare un gioco in cui le build fossero anche, diciamo, personali, no? In cui sì, cerco un video, copio la build, però magari io preferisco una cosa rispetto a un'altra. Diciamo che sotto questo aspetto ci sono abbastanza riusciti. Il gioco non è così rigido. Però è anche vero che è diventato molto difficile attualmente capire quali sono le build migliori, per il semplice motivo che in Diablo 2 erano poche le build. In Diablo 3 c'erano le classifiche, lì si faceva tutto più facile con le classifiche. Quindi bastava copiare. Qui spariamo un congelamento intenso, che è un safe. Non tutti la utilizzano. Eccolo qua. L'abbiamo chiuso abbastanza bene, direi. Quindi probabilmente a breve, una volta modificati i glifi, riuscirò ad aumentare, a passare forse a 60 o anche più. Comunque ci vedremo probabilmente questi giorni con qualche altro video in cui magari probabilmente vi parlerò meglio dell'armatura e di come rimanere vivi in Diablo, cosa conta di più. E poi probabilmente nei giorni futuri farò video in cui vi mostrerò meglio la build, la nuova build questa qui e forse spero anche oltre il 50. 7 che ho chiuso ora. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo per il prossimo video.